Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova puntata del Salotto Culturale di Palma. Stiamo giungendo purtroppo alla conclusione con questa puntata numero 55. Nel frattempo ringrazio tutti coloro che ci guarderanno qui questa sera e soprattutto coloro che ci guarderanno in replica. Inizio subito dando all'inizio a te, Lidia, la buonasera. Buonasera Lidia. E Buonasera Andrea. la buonasera ai nostri ospiti che sono qui, che tra poco ci annuncerai. E nel frattempo faccio presente anche al pubblico che ci sta guardando, se avete delle domande da fare, fatele pure, che tra una domanda e l'altra le leggeremo. Prima di iniziare però apro ormai la solita parentesi che ormai conoscete tutti a memoria, per fare presente a tutti quanti che da quest'anno abbiamo messo la liberatoria. Senza liberatoria non si può andare da nessuna parte, perché purtroppo noi ci teniamo a precisare che le dirette le facciamo gratuitamente senza prendere niente, neanche un centesimo da nessuno. Quindi questo è quanto. Passo subito la parola a te, Lidia, per iniziare e dare il via alla serata. Grazie Andrea, grazie. Saluto Prego. i nostri ospiti di stasera, Pamela Boiocchi e Michela Piazza, che hanno Ciao, scritto. buonasera. Buonasera, Ciao. da parte mia, La schiava dell'Osi. E Luca Giribone, che ha scritto Selene, storia di follia, d'amore e di spettri. Ancora benvenute e benvenuto. Grazie. Allora, cominciamo a divertirci tutti insieme. Intanto potete mostrare le copertine dei vostri libri? Vabbè, Luca ce l'ha dietro praticamente. Bene. Formato gigante. Esatto. Molto bene. Allora, Michela, Pamela e Luca, chi siete e cosa fate nella vita? Vai, facciamo Chi iniziare fa? Luca. Vai, Infatti, diamo dai. la parola. Va bene, ok, la parità sia consacrata. Il mio percorso artistico, ne parlavamo prima, passa attraverso la musica e la scrittura da sempre, prima la scrittura, poi la musica, la lettura ovviamente da sempre, quattro romanzi all'attivo, il quinto in preparazione, mi occupo di principalmente nel mio percorso professionale, diciamo, legato come dire, alla sussistenza, visto che parliamo di letteratura e quindi occorre seguire altri percorsi, marketing e vendite, che mi hanno aiutato anche a raccogliere un sacco di informazioni, di idee per storie da raccontare. Bene. Michela, Pamela? Ma, allora, io ho fatto per tanti anni la bibliotecaria e poi ho cominciato ad associare il lavoro della scrittura all'essere bibliotecaria, quindi insomma sempre libri su libri. E adesso, dall'anno scorso, il mio lavoro è fare la scrittrice e insieme a Pamela abbiamo anche un'agenzia di servizi editoriali, quindi lavoriamo sempre sui libri a 360 gradi, nel senso che sia li scriviamo come autrici, tra l'altro siamo autrici sia self, quindi ci autopubblichiamo su Amazon, e sia lavoriamo con delle case editrici, come per esempio il libro che presentiamo stasera, La schiava dell'Osi, pubblicato da Mondadori, e sia appunto ci diamo, appunto, abbiamo questa agenzia di servizi editoriali che aiuta gli autori dall'A alla Z in tutte le fasi della pubblicazione, quindi dall'ideazione con il writing coach all'editing, alla correzione bozze, alla grafica, all'impaginazione, al caricamento su Amazon, al marketing, quindi insomma in tutte le fasi della creazione del libro. Bene, Pamela, Io vai. sono Pamela, la mia vita praticamente ha sempre ruotato attorno al mondo dell'arte e della creatività. Sono stata ballerina perché ormai ho smesso, ho avuto una scuola di danza del ventre, sono stata insegnante, ho fatto per tanti anni show di magia con il mio compagno, io ero l'assistente del mago, quella sapete che viene messa dentro le casse dove si infilano le spade. Ho scritto commedie per il teatro insieme a una persona che aveva una scuola di recitazione e quindi il mio approccio alla scrittura è stato quello, con il teatro. Dopodiché ho pubblicato dei romanzi da sola e quando ho conosciuto Michela, abbiamo pubblicato un romanzo a testa per una piccola casa editrice, ci siamo conosciute, abbiamo fatto insieme un gigantesco tour di presentazioni che ci ha portato in giro per l'Italia, abbiamo fatto un sacco di eventi.
E dopo un po' ci siamo dette, ma senti, perché non proviamo a scrivere un libro insieme? Questo è successo 10 anni fa e da allora ne abbiamo scritti, credo 27, ma perdo sempre il conto, per cui chiedo sempre l'aiuto di Michela sulla cifra esatta. Io ho deciso tra 25, tra 25 e 27, dai. Giù di lì. Così. Perché Tanto poi bene. mentre stiamo per pubblicare, cioè, intanto che ne stiamo scrivendo uno, già viene pubblicato l'altro e quindi Esatto. rimane un po' dubbio. Bene, Molto bene. prolifiche. Sì, vero. Siamo sempre, quando ci chiedono, ma avete altri progetti? Sempre stiamo già facendo questo, questo, questo e quello. Poi ce li direte più avanti, perché Certo, siamo certo. curiosi. Allora, io vado di scintilla, Andrea, non so tu. Vai di Allora. scintilla. Intanto Ok. salutiamo, aspetta Lidia, Maria Grazia Porcedu che ci saluta. Ciao. Ciao. Capirai, è il salotto di palma, mica pizza e fichi. Allora, e grazie, grazie per essere qui con noi. Allora, qual è stata la scintilla che ha acceso in voi la passione per la scrittura? Inizia sempre Luca? Sì, iniziamo da Luca, poi andiamo da loro, come sempre. Sostengo Andiamo la mai con camera. questa fila. Ah, intanto salutiamo anche Adele, che pure lei Ciao ci Adele. saluta. Saluta Ciao tutti voi. Adele. Bene. Va bene, allora uccidiamo la cavalleria, comincio io. La scintilla, senz'altro, a parte la curiosità, la voglia di immaginare, ma sicuramente la lettura è credo che sia qualcosa che viene lasciato indietro. Fin troppe volte non viene evidenziato, non venga evidenziato in maniera sufficiente. John Williams, autore di Stoner, lo ripeteva spesso: il motore primo della scrittura e l'esercizio fondamentale è la lettura. Quindi l'amore per la letteratura, la voglia di leggere, di scoprire anche generi diversi, quindi di confrontarsi, di esplorare, di trovare proprio una propria strada, diciamo, il fatto di attraversare la letteratura partendo dal ruolo fondamentale, che è quello di ascoltatore, di esploratore della letteratura. Senz'altro, la lettura è stata la mia prima scintilla. Bene, Ma io mi Michela, trovo tu? assolutamente d'accordo con Luca, nel senso che io penso che l'amore per le storie sia nato in me quando hanno cominciato a raccontarmele come favola della buonanotte. E lì ho proprio, perché poi mio padre, nella fattispecie, tante volte inventava delle storie, non raccontava le classiche storie, no? E questa cosa qua ha cominciato poi a far sì che io inventassi delle storie a mia volta. Quando poi sono andata a scuola, ho cominciato a leggere, basta, è stata la fine, cioè è stato proprio, anzi, è stato l'inizio di un grande amore che appunto poi mi ha portato sempre a essere una lettrice onnivora e infatti poi anche a scegliere dei lavori che avevano a che fare con i libri, perché io penso proprio che una biblioteca sia una stanza piena di amici, come dice il detto, e assolutamente sono d'accordo con Luca, cioè il desiderio di scrivere una storia nasce dalla volontà comunque di riprodurre un'emozione che tu hai vissuto, cioè sei stato talmente emozionato, contento, preso da un libro che tu stesso poi vuoi ricreare quella cosa lì e anzi scrivere le storie che tu vorresti per primo leggere. E quindi insomma poi uno comincia a scrivere e sono assolutamente d'accordo sul fatto che non si possa essere dei buoni scrittori se non si è dei forti lettori. Questo perché comunque, e questo lo dice anche Stephen King in On Writing, cioè è proprio la base del terreno fertile su cui poi uno innesta le sue storie, le sue anche capacità crescono proprio nutrendosi di quello che hanno fatto gli altri, della bellezza che è stata creata da altri. Quindi, secondo me, sono due cose inscindibili, la lettura e la scrittura. Io ho sempre Molto bene. detto che il mio lavoro è quello di regalare dei sogni alla gente e questo accadeva sia prima, quando stavo sul palcoscenico, sia adesso, quando sto dietro a un romanzo, perché tutti noi siamo sempre presi dalla nostra quotidianità e da tante cose che ci portano via il tempo per noi stessi. Un lavoro che dobbiamo fare per forza, una vita a cui dobbiamo stare dietro, quello che succede di brutto, quello che succede di bello, però spesso ci dimentichiamo
come avevo scritto in un vecchio show, di alzare gli occhi e di guardare le stelle. Quindi ci dimentichiamo di guardare anche quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno, quindi che siamo capaci di sognare, che siamo capaci di guardare un po' al di là del nostro piccolo mondo quotidiano in cui spesso siamo stressati, arrabbiati, scontenti, tristi, delusi. Mentre invece quando vai a vedere uno spettacolo teatrale, quando leggi un libro, quando ascolti una storia, hai un momento che è solo tuo per vedere che il mondo è anche fatto di cose belle. Molto bene, ma che bella puntata. Andrea. Pronti? Visto che siete qui per presentare i vostri libri, ci volete dire un po' quel tanto che basta per incuriosire chi ci sta guardando di cosa parlano appunto i vostri libri? Magari voi, visto che siete in due, ne parla solo una, poi dopo l'altra poi parlerà nella domanda successiva. Poi vi mettete d'accordo tra voi chi lo vuole dire. Dai, cambiamo l'ordine degli addendi, partite voi. Vai, dai, cambiamo. Tanto andiamo braccio così, senza niente di meditato. Chi vuole iniziare? Faccio partire Michela. Ah, va bene. Allora, questo romanzo, che è appunto l'ultimo che abbiamo scritto, è uscito adesso all'inizio del mese scorso in edicola, quindi lo trovate sia cartaceo in edicola, sia su tutti gli store digitali, e si chiama La schiava dell'Osi, ed è edito dai Romanzi Passione, della Mondadori, e questa è la collana dei romance, per chi non lo sapesse, che pubblica Mondadori in edicola. Mondadori appunto ha diverse collane, da edicola ai gialli, che per chi non lo sapesse hanno dato proprio grazie alla loro copertina gialla il nome al genere italiano del giallo, Urania che è la fantascienza, e poi ai romanzi che sono appunto la parte romance delle pubblicazioni di Mondadori. E questo è già il quarto libro che pubblichiamo con i romanzi Passione, e appunto quindi già il nome dice che è un romance con anche delle scene piccanti, perché anche la nostra agenzia editoriale si chiama Amori al Peperoncino, e infatti se vedete qua siamo Michela Peperoncino e Pamela Peperoncina, ma non, come dicevo prima, perché siamo sorelle, ma perché Amori al Peperoncino è un po' il nostro brand ed è anche la nostra identità, nel senso che alla fine noi scriviamo diversi generi. Questo è un historical romance ambientato a fine 800 in Egitto, però scriviamo anche contemporary, sia Chiclet, che è quello un po' umoristico, sia Forbidden, che è quello invece un po' più proibito, con magari anche delle scene action. Quindi scriviamo tanti generi, ma in nessuno mancano mai le scene col peperoncino, insomma. E appunto la storia di questo libro è appunto la storia della giovane Calypso, che arriva in Egitto dopo essere stata tutta la vita in collegio. Arriva in Egitto perché il fratello è un archeologo, quindi lei va lì per incontrare il fratello e partecipare al suo matrimonio. Però appena messo piede a Port Said viene convinta a seguire degli uomini che lei crede degli amici di suo fratello, invece sono dei mercanti di schiave. Quindi insomma viene fatta schiava e poi appunto riuscirà, grazie all'intervento di questo berbero che si chiama Anir, a insomma uscire da questa brutta situazione. Però l'avventura è ancora molto lunga e Anir e Calypso dovranno attraversare il deserto in un viaggio che li cambierà, li unirà e li farà anche molto scontrare. Infatti i trope di questo romanzo sono late love, cioè l'amore e l'odio, e anche però il redemption, cioè la redenzione, comunque, perché Anir all'inizio non è proprio un gentiluomo, cioè più che altro è un uomo del suo tempo e della sua cultura, quindi insomma ragiona in modo molto diverso da quello che si aspetta Calypso, che invece è abituata ai dandy di Londra, ecco. È arrivato. Oh. Allora, Kitty. Sempre così fanno, oh. Ma ce ne fosse sempre uno. Anch'io ce n'è uno qua in braccio, perché passano. Dai, vai. Sì. Un gatto gigante abbiamo visto passare. Allora, diciamo, di Pamela, diciamo che Calypso, il nome della protagonista, l'abbiamo preso proprio da una gatta di Pamela che si chiama Calypso, perché noi spesso diamo alle nostre protagoniste dei nomi di gatti, e quindi ci abbiamo anche questa curiosità.
Infatti, se fate un salto sul mio profilo di Facebook, vedrete che ho pubblicato una foto dicendo siamo pronte per la diretta, proprio con Gatta Calypso, per far vedere. L'ho vista, infatti, mi c'è pure taggato. Ed era Gatta Calypso. Sì, ti ho taggato perché così almeno la gente sapeva dove venire a vederci. Sì, sì, infatti, hai fatto bene. Anche la gatta ha un profilo Facebook? Oppure... No, la gatta Calypso condivide il suo profilo Instagram con me, perché okay. Non le ho ancora dato il permesso, è piccino. Ah, ok. Luca, tocca a te. Allora, come raccontare una storia in castro? E, intanto è una storia che è nata per avventura e per caso. Io dovevo pubblicare un altro romanzo, però... Questo romanzo avrà una serie di rielaborazioni che spero poi confluiranno in una pubblicazione tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Selene è tornato fuori dal classico cassetto perché era una vicenda che è nata dalla mia... dai 7 anni durante i quali ho vissuto in Liguria, ho frequentato anche l'area genovese, e a Genova c'è tuttora l'ex manicomio di Quarto dei Mille, dalla famosa zona di Genova che non ho bisogno di presentare, è un edificio di incredibile bellezza, di incredibile portato storico, che ha una... che ha attraversato 150 anni della nostra storia sanitaria, della nostra storia in assoluto, perché è stato ovviamente, come tutti i manicomi, è stato luogo di tormento, di reclusione per tante generazioni di persone che erano a volte non soltanto malati, affetti da patologie psicologiche, psichiatriche, ma anche semplicemente reietti della società o reduci di guerra, venivano reclusi in questa immensa struttura che è stata progettata dall'architetto vercellese a fine 1800, e quindi parliamo davvero di 150 anni di storia, e poi è stato l'epicentro di quella che è stata la trasformazione definitiva dei manicomi, perché negli anni 70 è qui che, a opera di alcuni dei protagonisti della storia sanitaria in Italia, è stata redatta la legge Basaglia, che poi ha portato alla chiusura dei manicomi. Non molti lo sanno, ma è stato una sorta di progetto nato da una reazione dei manicomi genovesi a quello che era una situazione davvero insostenibile. Tutto questo l'ho voluto raccontare in maniera narrativa, quindi c'è una storia d'amore che divide i due protagonisti, i due adolescenti nella Liguria degli anni 70, quindi immaginiamo una regione in piena esplosione turistica, grande fermento, grande vitalità, e questi due ragazzi, Paolo e Selene, saranno divisi. Paolo sarà internato all'interno dell'ospedale. Capitava davvero in maniera molto molto rapida, molto semplice, drammaticamente semplice, e così è capitato a lui, però in questo caso immaginiamo che sia capitato in maniera un po' troppo rapida. C'è qualcosa che non quadra. Paolo sarà diviso fra la sua vita all'interno dell'ospedale con una serie di personaggi che andremo a scoprire, e ancora diviso a metà fra la realtà dell'ospedale e la sua vita con Selene. Bisognerà capire cosa è vero e cosa è falso. C'è la malattia, ovviamente, c'è un'immaginazione deviata, però c'è anche un mistero da risolvere, un evento drammatico che riguarda Selene, e infine il terzo punto di vista, che è quello di un giornalista che verrà invitato, un giornalista di una testata locale, che verrà invitato a trascorrere 10 giorni all'interno dell'ospedale per raccogliere delle testimonianze. Sembra che ci sia una figura femminile che aleggia per i corridoi. Portiamo in scena fra il romanzo storico, il fantasy con un tocco di romance, anche il gotico che torna pienamente a riprendere il palcoscenico, perché c'è un fantasma forse da cui trarre alcuni elementi che ci porteranno a risolvere un mistero che non è molto al di là. Non parliamo di al di là, parliamo di al di qua, parliamo di qualcosa che è molto umano, ma ovviamente non posso dire altro. No, infatti, lasciaci così con la curiosità. Ok, allora passo la parola a te, Lidia. Intanto salutiamo Antonio, che ci ha scritto poco fa. E a tutti quanti la buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera. Allora, io però ho da farvi una... No, non c'è, non è un'avversativa. Io ho da farvi una domanda che
così, che riguarda i personaggi principali, cioè ne avete fatto qualche accenno, però se volete andare un po' più in profondità e dirci qualcosa, un po' più, qualcosa di più dei personaggi principali. Beh, Pamela, tocca a te. ci dividiamo un po' la risposta, magari io e Michela. Allora, chiaramente, essendo un romanzo storico, i personaggi sono uomini e donne del loro tempo, per cui con un modo di vivere, di pensare, di muoversi, di camminare, di vestirsi, chiaramente calato nell'epoca in cui loro vivono. E soprattutto sono due persone che appartengono a due culture totalmente diverse. Calypso, che arriva dall'Inghilterra, arriva da una scuola per signorine dove è stata educata a diventare una moglie, e Anir, che invece è un uomo del deserto, un principe del deserto, che cresce cresciuto per essere un guerriero e quindi con una mentalità totalmente diversa da quella che ci si può aspettare e che Calypso si aspettava incontrando, insomma, una persona con cui alla fine avrà una relazione. Quindi due personaggi calati nel loro tempo e due personaggi che comunque sono forti, perché benché Calypso sia una ragazza ingenua per tanti versi, perché voi immaginate una ragazza che nel 1800 è stata cresciuta in una scuola per signorine per diventare una moglie, chiaramente non conosce niente del mondo, quindi si trova a dover scoprire tutto, tutto quello che lei ha attorno è nuovo. Eppure in tutta questa novità, in tutto quello che le succede, viene rapita, viene venduta come schiava, succedono un sacco di cose che non vi dirò, lei riesce a mantenere la sua unicità, per cui non si vende, qualsiasi cosa le succede, lei non si vende, resterà sempre se stessa con una forza interiore con la quale noi cerchiamo sempre di caratterizzare le nostre protagoniste femminili, nel senso che sì, sono donne di un'altra epoca, però non sono donne oggetto, donne schiave, donne che non hanno un perché, sono sempre donne che fanno della loro ingenuità o della loro femminilità un punto di forza. Vai, Michela, aggiungi qualcosa tu. Sì, no, infatti questo per noi è molto importante. Tutte le nostre protagoniste, per quanto siano innamorate, pronte a commettere follie per gli uomini, di cui si innamorano, però non sono mai pronte a rinunciare a se stesse, non si sviliscono mai, e questa cosa, e anzi, proprio la dolcezza di Calypso è la sua arma, nel senso che è stata cresciuta secondo determinati valori, quindi non può essere un personaggio completamente sopra le righe, che non ha rispetto di determinate regole, o che non ha anche de dell'ingenuità, appunto. Però la sua dolcezza, la sua fermezza nel rispettare quello in cui crede, porterà poi anche Anir a cambiare, perché appunto dicevamo che è un guerriero, un uomo comunque con una cultura e anche una visione del mondo per forza differente, però al tempo stesso è una persona che viene cambiata. Entrambi troveranno in questo scontro di culture, che è un altro trope sempre del libro, troveranno comunque un linguaggio comune. E la cosa bella sempre dei nostri romance è che da due mondi diversi si arriva a crearne uno nuovo, che non ha le caratteristiche né dell'uno né dell'altro, perché nessuno dei due personaggi è costretto proprio a piegarsi e appunto a rinunciare a quello in cui credeva. Però c'è questo desiderio di venirsi incontro, e l'amore è un po' il linguaggio universale, la spinta che porta le persone tante volte a superare i propri pregiudizi, i propri preconcetti e a vedere le cose in un modo diverso. Sì, a presentare all'altro la miglior versione di se stessi, perché i nostri personaggi iniziano sempre in una maniera, in un libro, con dei problemi, dei passati magari tormentati, eccetera, ma di fronte all'altra persona e di fronte all'amore che provano questa persona diventano la loro miglior versione, che secondo noi è quello che deve succedere in una storia d'amore. Sì, in una storia d'amore sana ci deve essere il rispetto, e ci deve essere appunto questa cosa, cioè che l'altra persona porta fuori il meglio di te, porta alla luce il meglio di te. Molto bene. E l'amore c'è anche nel romanzo di Luca, giusto?
Assolutamente sì, l'amore è al centro e attraverso una spola spina dorsale di questo romanzo che ma colgo un elemento che Pamela e Michela hanno evidenziato, la trasformazione, il mettersi a confronto e attraverso una narrazione che se no non avrebbe storia, ovviamente un portare i personaggi da un momento nel quale si interpretano in un certo senso una propria identità a una crescita, a un arrivare a un risultato differente. Nel caso, un risultato che nasce da esperienze drammatiche, ma che non può che trasformare i personaggi. Sto pensando come raccontarlo senza spoiler, perché è veramente difficile. Però potremmo dire che questi tre incontri di punti di vista fra Selene e Paolo, due innamorati, diciamo, e Marco, che è il terzo incomodo, in realtà un altro punto di vista fondamentale, il giornalista che andrà a raccogliere quella che è la situazione dal punto di vista razionale, per l'appunto potrebbero essere all'inizio visti come Selene la passione, la spontaneità, anche in un certo senso l'eros leggero e in un modo, come dire, la felicità naturale della giovinezza, da parte. Paolo è un personaggio timido, introverso, che attraverso Selene scopre un lato di se stesso che non pensava esistesse, e attraverso l'esperienza drammatica diventeranno in qualche modo lei la tenacia, possiamo dire questo. Quindi mostrerà usiamo una parola di moda, la resilienza di fronte a una serie di eventi che non avrebbe mai potuto immaginare. E Paolo trova il coraggio, senz'altro, trova il suo lato capace di affrontare l'immaginabile. Quanto al terzo punto di vista, quello del giornalista, che sarà molto molto strettamente legato agli altri due personaggi, più di quanto si potrebbe immaginare, senz'altro è la razionalità inizialmente, quindi l'occhio della scienza, della ragione, dell'occhio giornalistico che vuole scandagliare un mistero spogliandolo degli elementi lontani dalla tangibilità, invece dovrà comprendere che forse qualcosa che va al di là dei nostri sensi e dei nostri limiti potrebbe avere senso e forse potrebbe essere proprio la chiave di volta di questo mistero da risolvere. Molte grazie, Luca. Andrea. Pronti? Intanto salutiamo Marinella Giuni, che anche lei ci ha Ciao scritto poco Marinella. fa, la salutiamo tanto. Allora, torniamo a noi. E c'è un momento della giornata particolare che preferite scrivere? Per me, inizio io così, di colpo, vi rubo la parola. Per me è uguale, nel senso che allora c'è stato un momento in cui il tempo che potevo dedicare alla scrittura era quello della sera dopo gli show, e per tanti anni è andata così, per cui io e Michela, quando scrivevamo insieme, io scrivevo di notte e lei di giorno, per cui avevamo sempre questa doppia faccia ed eravamo come, sai, quando poi il processo creativo va avanti H24, perché tanto uno lo fa in un momento e non lo fa nell'altro. Da quando poi la mia vita ha avuto questa rivoluzione, per cui adesso scrivere è il mio unico lavoro insieme all'agenzia dei servizi editoriali, non c'è un momento che preferisco, nel senso che qualsiasi momento è quello buono quando hai da fare, quando hai qualcosa da fare, per cui va bene sempre. Io non ho quella cosa di tipo, non so, devo aspettare l'ispirazione, andare a sedermi sulla spiaggia. No, per me va bene che sono seduta davanti al computer alla scrivania, piuttosto che sono in cucina, piuttosto che sto facendo qualcosa e mi viene in mente una roba che devo scrivere, allora lo faccio. Va bene qualsiasi momento. E tra l'altro Perfetto. va bene anche se c'è rumore o se c'è silenzio, è lo stesso. Ah sì, se c'è gente in casa, se Non passano, importa. se reclamano, quello. Allora, il punto è questo, che da quando è diventato il nostro lavoro, comunque è un lavoro, quindi non si può appunto aspettare che magari per una settimana non ha l'ispirazione, quindi per forza di cose non ci deve essere un unico momento riservato a quella cosa lì.
Diciamo che poi volevo aggiungere una cosa, perché lei diceva prima scrivevamo una la mattina e una di notte, e praticamente scrivevamo come i criceti a ciclo continuo. Adesso più o meno è uguale, nel senso che tutte le volte le persone ci chiedono, perché questa è una cosa che non abbiamo spiegato, non abbiamo ancora detto in questa È intervista, vero. che tante persone che scrivono a quattro mani scrivono dividendosi in quelli che si chiamano i POV, cioè i punti di vista dei due personaggi, oppure fanno un capitolo uno, un capitolo l'altro. Nel romance si usa molto fare uno il punto di una fa magari il punto di vista di lui, e quindi scrive i capitoli col punto di vista di lui, e l'altra i capitoli di lei. Noi non facciamo così, siamo anarchiche totalmente, ma forse si è visto anche da come rispondiamo e tutto quanto, e siamo chip e chop, cioè abbiamo un cervello in due, lo condividiamo, e quindi le idee fluiscono dall'uno all'altro così, senza soluzione di continuità. Di solito cosa facciamo? Facciamo una telefonata a fiume in cui, anche perché abitiamo a 4.000 km di distanza, questa cosa va sempre tenuta conto, in cui decidiamo i punti cardine di cosa deve succedere in un romanzo. Dopodiché una comincia a scrivere, poi si interrompe quando non può più per qualsiasi motivo, l'altra va avanti, poi dopo l'altra continua, poi dopo però, aspetta, però aggiungiamo delle cose, poi in fase di revisione comunque una interpola le parti dell'altra, poi dopo una volta lo corregge lei, una volta lo correggo io, quindi diventa tutto uniforme, però non c'è appunto un momento in cui uno dice io scrivo dalle 10 alle 12, tu scrivi dalle 14 alle 16, anche perché appunto contemporaneamente gestiamo anche le cose dei servizi editoriali, contemporaneamente poi ci sono le cose della vita, quindi non è detto sempre che uno riesca in un determinato orario a fare delle cose, e quindi andiamo avanti a flusso fino a che poi si arriva alla parola fine. Sì, tanto che poi quando il libro è finito nessuno sa più chi ha scritto cosa, nel senso che se una scena l'ho scritta io, ma poi comunque l'ha corretta lei e viceversa, alla fine del libro prodotto finito è io non so cosa ho scritto e Michela non sa cosa ha scritto, perché abbiamo fatto tutto insieme alla fine. Perfetto. Luca, intanto salutiamo a Milena, poi lei che ciao, una buonasera. Ciao Milena! Ah, innanzitutto è un connubio di tempi e di luoghi, perché posso dirla in maniera negativa, di sicuro non mi trovo molto bene nello scrivere fra quattro mura nel silenzio, questo non mi appartiene, mi piace essere in mezzo al mondo. Forse mi ha influenzato particolarmente una conoscenza che poi è diventata una sorta di amicizia, lo rimpiango molto, lo rimpiangono molti lettori in Italia, Andrea G. Pinkes, autore noir di grande importanza negli anni 70, negli anni 80, che ho frequentato dal punto di vista musicale, perché lui scriveva in uno dei locali in cui ho suonato con diverse formazioni musicali per, boh, non so, cioè 500, 1000 volte, non ho idea. E lui scriveva in mezzo a un caos inimmaginabile. Lui scriveva sempre la sera, preferibilmente da un orario pre-cena, aperitivo, diremmo oggi. E poi andava avanti fino a ore perse, ma in mezzo al caos. E osservando il mondo, anche perché comunque la scrittura, per quanto sia un'attività che nasce da un immaginario che raccoglie, poi filtra e restituisce alla pagina qualcosa che ha un certo grado di rielaborazione razionale, quindi deve essere ordinato, deve seguire delle regole di narratologia, tutto quello che vogliamo, però fondamentalmente parte dalla vita, dovrebbe partire dalla vita, anche perché sennò non lo riconosceremmo noi lettori come appassionante, non ci catturerebbe, e quindi ho fatto un po' mia questa istanza dello scrivere in situazioni completamente destrutturate e preferibilmente caotiche, se possibile in viaggio, però non capita sempre, Che ovviamente. bello. Perfetto. Grazie Milena. Milena, grazie che ci diceva bella Grazie. poco mattina. Di Lidia, a te la parola di nuovo. nuovo, con una delle domande più micidiali di questo salotto, fatevi una domanda a vicenda. Non voi due, però. Oh, perché no? Allora ci dobbiamo mettere No. d'accordo. Che Voi domanda due la fate a fosse? Luca e Luca ne fa due a voi, una a te Pamela e una a te Michela. Ok. Se no non vale. Va Dai, bene, sì. allora. Luca,
Come ha influenzato il fatto che tu sia anche un musicista la tua scrittura? Come hai unito? C'è un connubio tra queste due fasi della tua arte? Oppure no, sono due parti della tua vita completamente distinte che non si sono mai allacciate? A parte in quella cosa che hai detto adesso, appunto, che dicevi che suonavi in un locale dove c'era Pinkez. Ma nulla di distinto, però devo dire la verità, in molti mi hanno chiesto dal primo romanzo perché io non scriva di musica, l'ho scritto anche nella dedica al terzo romanzo che è dedicato proprio alla musica, anche se non parla assolutamente di musica. È venuta prima la scrittura, è venuta prima la lettura, io scrivevo, voi siete giovanissime, però io sono di una generazione leggermente anticipata, diciamo così, quindi ho cominciato a scrivere con la macchina da scrivere e subito dopo sono passato al computer, era più comodo all'epoca battere a macchina e insomma era un tempo nel quale, parliamo di infanzia, facevo esperimenti e gli esperimenti nascevano veramente da una passione viscerale che è arrivata poco prima della musica. Poi la musica ha accompagnato tutta la mia vita, non riesco più a distinguere le due forme d'arte, le due forme di ispirazione, però ha vinto la scrittura e la lettura e poi conseguentemente la scrittura, quindi ha rubato il posto. Grazie. Allora, la mia domanda invece per te è: ma tu quanto sei social? Cioè, serve essere social per fare il mestiere dello scrittore? E su quanti social ti si può trovare? E ancora, come si coniuga la pubblicità del tuo libro con il social? Sei uno che fa la diretta, sei uno che mette tante storie, che fai video, metti reel? Com'è il tuo mondo social? L'attività di promozione letteraria, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda gli autori e autrici con cui ho una frequentazione assidua, uno scambio quindi quasi quotidiano, abbiamo formato una sorta di piccolo gruppo di estremisti di una cosa meravigliosa che è la letteratura. E si svolge in luoghi fisici, si svolge durante i firmacopie, in libreria, si svolge nelle fiere. È fondamentale, secondo me, o meglio, non è fondamentale, secondo me, a me è riuscito meglio fino ad oggi, credo di sfiorare gli 11.000 lettori. Questo per quanto riguarda i contatti, le copie vendute. Qualcosa che può essere poco tanto, però è un percorso che è nato ed è proseguito attraverso gli incontri, tra questi il passaparola. Poi i social sono fondamentali. Visto che abbiamo parlato delle due forme d'arte, iscrivermi a Facebook, nonostante lo conoscessi già per una serie di motivi lavorativi che non sto a menzionare se non mi allungo troppo, fu il mio chitarrista che all'epoca mi disse: "Beh, senti, dobbiamo creare la pagina Facebook", cioè, c'era MySpace all'epoca, quindi da lì poi è diventata la necessità di raccontarsi attraverso i social è fondamentale, ma per quanto riguarda me, poi non so se sia la regola aurea, è uno strumento per confermare che si è lì, per confermare che si stanno portando avanti progetti, per raccontarsi e per mantenere contatto con il proprio pubblico, non per creare il primo il, per far partire il volano di quella che è per la circolazione dei romanzi. Quando ci fu il primo lockdown dei diversi che ne abbiamo dovuto affrontare, in molti mi scrissero e dicevano: "Quante cose fai a livello letterario?" No, non sto facendo niente, ragazzi, è per questo che sono sui social così tanto, Esatto. del solito. Poi, ovviamente, sui vari social sono, mi piace moltissimo dialogare, sono uno strumento fondamentale se usato bene, però è appunto secondario rispetto a quello che rincontro, a mio avviso. Ok. Oh, Grazie. allora, adesso mi elucubrare. Ma Michela, parto da Michela perché vorrei capire il vostro percorso di
di autrici che è nato da diversi spunti. Mi avete parlato di autopubblicazione, poi siete arrivati a un marchio importantissimo come Mondadori. Avete promosso e promuovete un genere che sta vivendo una seconda giovinezza meravigliosa, che è il romance. Come si è svolto questo percorso? Quali sono stati gli ostacoli? Quali sono stati gli elementi di spinta e di, rinnovo la parola di moda, resilienza quando sono Ma arrivati i momenti difficili? Come siete arrivate qua? allora, diciamo che io penso che quando c'è l'amore muove il mondo e la passione e i sogni sono una forma di amore. L'amore che proviamo, parlo anche per Pamela, nei confronti delle storie, dei libri, è grande, cioè è talmente grande da portarci appunto negli anni cercare di implementarlo fino a farne poi il nostro lavoro. Tu conta che comunque io ho lasciato un posto fisso statale per fare questo, quindi non è stata una cosa fatta senza pensiero, è stato un salto nel buio, ma è stato proprio il leap of faith di cui si parla nei romanzi, no? Cioè, e questo desiderio comunque di regalare dei sogni alle persone è talmente forte in me. Io penso che sia antichissimo, cioè davvero io ho dei diari di quando avevo 7 anni in cui io volevo fare la scrittrice. Ho scelto di iscrivermi al liceo classico perché volevo fare la scrittrice, mi sono iscritta alla facoltà di storia perché volevo fare la scrittrice. Quindi, cioè, per me è sempre stato, cioè, il mio sogno è sempre stato questo. E siccome io Pamela diciamo sempre che i sogni non vanno tenuti nei cassetti e abbiamo anche un tatuaggio che recita: se puoi sognarlo, puoi farlo. Adesso non riesco a farlo vedere, ma ce l'abbiamo uguale. Lei ce l'ha sul Io fianco. non posso farlo, io non Il posso farlo vedere. corno, vai. Va bene che siamo tutti insieme, ma non così tanto. Però diciamo che comunque la nostra idea è che i sogni vadano costruiti giorno per giorno, perché è vero che la botta di culo è sempre un grande aiuto e questo è inevitabile, però diciamo che se uno procede step by step in quello che è il suo progetto, delle cose poi le ottiene. Quindi noi abbiamo, allora io per tantissimi anni ho scritto e non ho avuto il coraggio di pubblicare. Poi come raccontava Pamela, una dozzina di anni fa ho pubblicato questo primo romanzo che era un romanzo storico d'avventura con una piccola casa editrice. E da lì appunto poi ho conosciuto Pamela che aveva scritto un romanzo sempre a tema piratesco, anche lei. Abbiamo Vero. cominciato a fare le presentazioni, le cose, perché comunque quello che dici tu è molto vero, cioè molto bello incontrare le persone di persona, dal vivo, e parlare a tu per tu e quant'altro. E da lì poi appunto abbiamo deciso di scrivere insieme e siccome entrambe siamo cresciute comunque tanti generi letterari, perché io devo ammettere di aver scritto appunto romanzi storici d'avventura, ho scritto horror, ho scritto tante cose diverse, però il romance è il genere con cui comunque se uno deve pensare di regalare dei sogni alle persone, questo è proprio l'apoteosi del sogno. E quindi poi ci siamo trovate d'accordo sul cominciare con questo tipo di letteratura, e devo dire che poi l'amore per questo tipo di letteratura è cresciuto in maniera esponenziale. Abbiamo cominciato autopubblicandoci con tutti i pregi e i difetti del caso, infatti poi abbiamo ritirato le prime opere, le abbiamo riscritte completamente perché comunque avevano delle ingenuità, delle pecche, come penso sia normale, e poi abbiamo cominciato a essere contattate dalle case editrici, sia case editrici digitali, abbiamo lavorato con Delos, abbiamo lavorato con altre case editrici appunto che operano nell'ambito della cosa digitale, poi siamo state contattate da Rizzoli che ha comprato due nostre
nostri chiclet, quindi romanzi d'amore però da ridere, insomma un po' divertenti, e poi niente, alla fine siamo arrivati a Mondadori, che è sempre ci ha reputato, nel senso che i nostri self andavano bene, quindi abbiamo riscosso interesse, poi abbiamo dovuto fare una prova, non è stata una cosa insomma istantanea, però insomma, e poi siamo arrivate a questo Mondadori, ma comunque continuiamo anche col self, infatti è stato lo scorso fine novembre, inizio dicembre, abbiamo pubblicato Regency, quindi un romanzo ambientato in Scozia a inizio 800, che è andato primo nella classifica di Amazon ed era self. Complimenti. Questo doppio anima è segno dei tempi, cioè si sta veramente. Sì, ma guarda, gli editori non chiedono più l'esclusiva, perché sanno, chiedono giustamente magari un periodo di non concorrenzialità sullo stesso genere, perché ma è anche buon gusto, posso dire, cioè se tu sei un autore che pubblica con una casa editrice devi avere anche un attimo di rispetto per le persone con cui stai pubblicando, che tra l'altro devo dire, io cioè, non posso che dire bene della squadra che ci segue per i romanzi Mondadori, perché sono veramente molto bravi, quello che tante volte, a parte che per me era un sogno pubblicare in questa collana, perché è la collana con cui sono cresciuta, e quindi cioè, ci sono delle autrici che stimo, che pubblicano per questa collana e quant'altro, però la cura di editing, di correzione bozze che hanno questi libri, quando la gente dice ah, è un Harmony, ah, è un Sigurd, è un romanzetto da edicola, cioè non sanno di cosa stanno parlando, perché veramente, cioè io ho visto romanzi anche di case editrici eccetera, non hanno tante volte la stessa cura di questi romanzi qua, quindi una squadra veramente molto preparata, allora, professionale, cortese. Una delle cose che menziono più spesso alla mia casa editrice, abbiamo fatto squadra e poi sono cresciuto con una casa editrice che era di dimensioni abbastanza relativamente, in medie dimensioni, diciamo, adesso ho 4 sedi in tutta Europa, edizioni di nome di fatto, e quindi tutti i progetti, appunto anche progetti paralleli, sono seguiti insieme, bello questo. Adesso ovviamente devo fare anche un mamma mia, che pressione che mi mettete stasera, e non lo so se magari Pamela vuole aggiungere qualcosa a questa domanda del nostro percorso. Chiaro, sei stata, volevo aiutarlo, magari la domanda mi piace perché c'hai il dono della sintesi. Va bene, sto galleggiando qua senza gravità, quindi mi lasci proprio senza appiglio, e non posso fare a meno di pensare a quello che è il primo elemento più banale di tutti, ma cerco di legarlo a un concetto sensato, se il neurone, che poi viaggia come il criceto di cui diceva Michela prima, bisogna poi dargli un po' di linfa, riesce a elaborare qualcosa di un po' più significativo. Che ci fai a Lanzarote? La seconda parte della domanda è un po' più intelligente, ma l'ambiente, poi vabbè, il discorso dell'isola, il discorso del fatto di essere in un luogo in cui la natura domina, adesso senza andare ovviamente a immaginare l'isola misteriosa, lo sappiamo, poi ce lo conosciamo il luogo, credo quasi tutti, però quanto ti ha portato in più, in meno, quanto ti sposta rispetto a quello che è a quella che è l'ispirazione, a quella che è la raccolta di input con i quali poi affrontare la letteratura invece in una situazione più metropolitana e più nostrana magari. Allora, come sono arrivata a Lanzarote? Sono arrivata a Lanzarote insieme al mio compagno. Noi abbiamo, come dicevo prima, fatto, insomma, avevamo show di magia in Italia e così abbiamo deciso di venire qua perché, vabbè, cioè, se la devo dire romantica, il mio sogno è sempre stato quello di vivere su un'isola. Sin da quando ero bambina io ho sempre detto, ah, prima o poi vivrò su un'isola. E alla fine ho visto Lanzarote, ci siamo innamorati di Lanzarote e siamo venuti qua. Come cambia? La mia vita è totalmente cambiata rispetto a quando vivevo in Italia, anche in una dimensione di spazi e natura, nel senso che io vengo da Milano, per cui adoro Milano, amo la metropoli perché hai tutto vicino, hai tutte le comodità, tutto quello che vuoi, c'è, è a portata di un battito di ciglia. Qui no, qui è tutto diverso.
qui l'isola ha dei ritmi che sono diversi. Io da buona milanese sono quella del dai, disciuliamoci, lo facciamo subito adesso, anzi deve essere pronto ieri. E qui no, qui ragazzi è tutto, lo facciamo domani. Domani, con calma, dopo, dopo, dopo. Quindi abituarsi è davvero una cosa all'inizio un po' frustrante, perché tu sei quello che corre, 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 qui invece è come se vanno tutti, sai, un po' rallentatore, con calma. Quindi io sono rimasta, per il punto di vista lavorativo, con la scrittura e l'agenzia, la milanese imbruttita di quando sono partita dall'Italia 7 anni fa. Per tutto il resto della mia vita mi sono adattata alla vita dell'isola, per cui mi prendo il tempo per le mie cose. Faccio colazione con calma, fuori, in giardino, e guardo le montagne, guardo il mare. Quindi mi prendo il tempo per bere il caffè, piuttosto che vado al mercato dei contadini a comprare la frutta. Mi sono adattata a un ritmo che all'inizio non era assolutamente mio. Per cui sono riuscita a scindere quello che è il lavoro, in cui si pedala e ci si disciula, come è sempre stato, dal puoi prenderti un attimo per te. Oggi vuoi fare una passeggiata, puoi andare a fare una passeggiata perché a 2 minuti da casa tua c'è il mare, puoi andare là e guardare fuori, puoi guardare quello che c'è fuori. Quindi questo sì, è totalmente cambiato. Ed è cambiato anche sul come mi rapporto alla scrittura, nel senso che è vero che io prima vi dicevo, io scrivo ovunque, anche se c'è un martello pneumatico che lavora dietro di me, però è bello quando scrivi e guardi fuori il cielo azzurro e il mare, è diverso che stare attaccati alla scrivania tutto il giorno, tanto che abbiamo anche scritto un libro ambientato a Lanzarote, perché vabbè, Michela viene spesso a trovarmi, noi siamo distanti, ma è comunque la persona che io sento maggiormente durante tutta la giornata. Il primo messaggio che mando al mattino è a Michela per dire, uè, cosa c'è da fare oggi? E l'ultimo che mando la sera è a lei, che mi dice, vabbè dai, domani andiamo avanti, così. E lei però viene spesso a trovarmi, quindi tanti luoghi di Lanzarote in cui abbiamo dei ricordi che abbiamo condiviso insieme, dei momenti piacevoli, così, sono finiti dentro a un romanzo, perché ci stava un romanzo su qua, veramente. Se non avete mai avuto occasione di andare alle Canarie, fatevi un viaggetto, fatevi un weekend, perché ci sono dei luoghi magici. Poi Lanzarote è un'isola totalmente vulcanica, quindi la vegetazione è molto scarsa, è tutto bruciato, è tutto rosso e nero, ha questi colori incredibili, e dicono che sia un'isola magica. Forse, no, scusate, forse ero un attimo distratto perché stavo cliccando su Booking, ma non badate a me. però allora qua a te non so, Luca, e anche Andrea non so se vi interessa, ma Lidia, sappi che la vera cosa per cui Lanzarote è famosa, che è finita in questo libro, non solo le bellezze naturali, sì, la spiaggia, sì, il vulcano, tutto bellissimo, ma la vera attrazione di Lanzarote sono i Guardia Civil, che sono l'equivalente dei nostri carabinieri, però, cioè, vengono scelti solo ed esclusivamente se sono bellissimi, statuari, muscolosi, sì, e hanno una super tutina aderente e lavano le macchine così fuori dal comando della Guardia Civile. E noi li guardavamo e dicevamo, ma sembra un porno, non si capisce bene. Secondo me fanno una selezione all'ingresso. Fanno tipo dei concorsi di bellezza, ok, tu sei figo, puoi fare il guardia civile, tu guarda, sì, no, vai a fare un altro lavoro. Deve essere così. In questo romanzo infatti il protagonista è un guardia civile, poi sì, c'è la magia dell'isola, tutto quello che volete, però c'era anche la magia del guardia civile. Molto sì, bene. In ogni caso, un'isola, diceva il protagonista dello Squalo di Spielberg, il primo, un'isola è un'isola solo se la guardi dal mare, quindi è vero. Tutto fermo, che alla fine la fai tua. Sì, è vero, infatti, come diceva Saramago, Lanzarote non è mi tierra, però è tierra mia, ormai è casa mia qua, anche se non ci sono nata. Bene. Basta domande? No, basta domande, va bene. No, se parliamo qua, grazie. Ho capito che non tengono più, perché cioè, evidentemente la chiacchiera poi parte Ma io spontanea. Infatti vi ascoltavo, che siete una bellezza. Infatti poi è una puntata molto molto avvincente, lo dicevo, infatti sarebbe stata una puntata molto intimata. Noi ve l'avevamo detto che siamo chiacchieroni, che a un certo punto dovete dirci basta, boh, state zitte. No, ma il bello è lasciare parlare voi, tanto siete voi il vero motore della serata, tutti quanti, non solo voi ma anche chi è stato, chi verrà, quindi è giusto che parliate, perché siete qui per farvi apposta conoscere i libri.
I miei amici mi chiamano la sintesi. No. A me chiamano vulcano, terremoto, non sanno più come chiamarmi, superattivo. Duracell. Anche Duracell mi mancava. Esatto. Che ho molta carica, molta energia. Perfetto, Allora, prendila. ritorniamo, allora noi chiudiamo questa parentesi e torniamo a noi. E tre motivi per leggere il vostro libro, visto che siamo tra poco quasi in chiusura. Sì. L'hai Tu, disperso forza. stavolta, mi avete fatto fare domande doppie tipo le iene, adesso tocca a Allora, voi. Pamela, tocca. Tre motivi per leggere il libro: perché è romantico, perché è avventuroso e perché scoprirete cose sull'Egitto che non avevate mai pensato di leggere. Perfetto. Sintesi. Ah, quindi non fate una testa, no? Ok, perfetto, passo No, io. basta. Tutte per lei a Assolutamente. parte. È una testa troppo semplice, ce ne vuole tre per incuriosire ancora di più. Assolutamente. Perché ha una storia, quella maiuscola da scoprire davvero, che è quella dell'ex manicomio di Quarto di Milia a Genova, perché è davvero un luogo incredibile, perché il gotico è una dimensione narrativa che sta tornando moltissimo e che conquista, e forse ne abbiamo bisogno anche un po' per evadere, e perché è una storia d'amore che, insomma, sulle onde di... sulle parole di un cime tempestoso, torniamo a casa nostra e raccontiamo qualcosa che la passione non la lascia da parte. Perfetto, poi ti dici i tre motivi. A me una volta su un'intervista me ne hanno fatti 10 e 5 addirittura. Lidia, tocca di nuovo a te. Michela, no? Eh no, perché sono gli stessi di Pamela. È lo Non stesso, dai, gli stessi voto motivi. per le Dai, altre tre? Vabbè, se vuoi dire altri tre aggiungi. motivi, dai, li diciamo, dai. Basta Dopo ne facciamo degli altri direi. tre a Luca, così ne dice sei. No, allora, perché è un romanzo passionale? E perché la mostra come due culture appunto totalmente diverse possano comunque trovare un punto di incontro e di dialogo. E poi sì, quello che diceva Pamela anche per me è importante, nel senso che comunque abbiamo inserito dei dettagli sull'Egitto che non sono quelli classici, quindi non ci sono le piramidi, ma ci sono, c'è la vita dei beduini che insomma è un po' sconosciuta, ci sono le loro leggende, la loro concezione del mondo, le loro visioni culturali, religiose e quant'altro, insomma, quindi diciamo che è un po', è stato un molto interessante anche per noi studiarle e quindi insomma speriamo poi di aver inserito delle chicche che appunto quando uno legge questa storia porta anche a casa questa atmosfera veramente molto affascinante. Perfetto, motivi molto validi tutti quanti, quelli che avete detto, tutti e tre. Lidia, adesso tocca di nuovo a te. Adesso tocca di nuovo a me peli del gatto, perché anch'io ho un gatto, quindi ogni tanto mi vedete con le mani negli occhi. Allora, salterei ai progetti futuri, ma bisogna un po', mi raccomando. Dai, dai. Chi? Luca, Pamela, Michela. Vabbè, Michela, Pamela, che fate? Ve li dividete questi progetti futuri? Sì, dai, facciamo un pezzo Dai. per uno che facciamo così approfittiamo della sintesi. Ok. Allora, progetti futuri, io parlo dei servizi editoriali, lei parla della parte dei romanzi, così facciamo Va bene. brevemente. Allora, stiamo ampliando sempre di più la parte della nostra agenzia di servizi editoriali, per cui stiamo curando un sacco di autori, ci saranno tantissime nuove uscite di romance, di fantasy, eccetera, eccetera, curati da noi. Abbiamo aperto anche un programma di marketing per cui seguiamo gli autori, organizziamo i review party, abbiamo veramente tanti progetti nuovi in tasca e presto ci saranno ancora altre novità. Abbiamo ampliato anche il team dei servizi editoriali, per cui non siamo più solo io e lei a sgobbare, ma facciamo sgobbare delle altre persone insieme a noi. Aurora, ciao! Bacini! Ciao, Aurora, ciao. Stiamo facendo sgobbare delle altre persone per noi e siamo molto felici di essere riusciti ad ampliare il team. Boh, sintesi, tocca a te, Miki.
Invece per quanto riguarda i libri, adesso insomma, sono usciti uno di fila all'altro diversi storici, quindi progettiamo di tornare un po' anche al contemporaneo perché l'abbiamo un po' trascurato, però è un po' anche un'altra nostra anima. Noi siamo sempre impegnate su tutti e due questi fronti e quando scriviamo lo storico sentiamo la mancanza del contemporaneo e quando invece scriviamo il contemporaneo diciamo però anche lo storico era affascinante, quindi insomma, siamo un po' sempre siamo divise su due fronti. Quindi adesso torneremo al contemporaneo, però abbiamo già consegnato un altro storico, quindi Esatto, arriverà. abbiamo già dei co nuovi contratti in essere. Ci trovate Esatto. su tutti i social come Michela Peperoncina, Pamela Peperoncina, Michela Piazza, Pamela Boiocchi, siamo ovunque, per cui è molto facile trovarci. Amore al peperoncino. Perfetto, grazie. Luca, non ti chiedo la sintesi, tanto cioè, sfondo una porta aperta. Sì, ma era ironico, non so se era apparso chiaro. Va bene, il prossimo progetto, che era quello che è stato scavalcato da Selene fondamentalmente, perché doveva appunto essere pubblicato prima, però poi è capitato in una lavatrice di idee, di possibilità. Sto lavorando con un editor che cito, mentre il progetto non cito perché, per scaramanzia, perché sono portaiella, e Stefano Mancini è di Trascere l'Inchiostro, è l'editor con cui sto curando una revisione di un altro gothic fantasy a sfondo storico, più a respiro internazionale, fra l'Italia del 500, la Barcellona odierna e la Cambridge, il sud dell'Inghilterra, quindi con un pizzico di young adult che ho imparato a scoprire, appunto, perché bisogna imparare anche a superare i propri limiti, quindi qualcosa che va molto incontro al pubblico, ma al grande pubblico, ma con una sfida che davvero è impegnativa, sia a livello di intreccio narrativo che poi quello che è appunto il progetto che ha fatto nascere fondamentalmente questo romanzo. Questo primo, poi in realtà ho già pronte i prossimi quattro canovacci, però non mi Vedo dilungo. che anche tu sei messo come noi, insomma. Bravo, bravo! Ma poi dovete passarmi Sì. la vostra bibliografia, assolutamente. Devo rimettermi in pari. Dopo andiamo avanti a chiacchierare su Messenger. Assolutamente. Bene, io vorrei ringraziare tutte e tutti voi. Mi ha colpito il tema, l'argomento del libro di Luca perché io me lo vedo tutte le mattine lì sotto, l'ex ospedale psichiatrico. Ci hanno messo anche una sorta di ASL del Levante. Il quarto? Sì? Ah, Non lo ok. sapevi? No, 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 questo mi mancava, lo dico apertamente perché sì, l'hanno riattivata il corpo principale l'hanno riattivato, mentre quello che è alle mie spalle virtualmente Sì. l'ha abbandonato. E a Sì. visitarlo anche nella parte riattivata è veramente sconvolgente, Sì. emozionante. È quello che mi chiedo ogni volta che lo guardo, magari al mattino, all'alba, è quante persone devono avere sofferto le pene dell'inferno lì dentro. Quante persone Inclusi che... gli infermieri, inclusi gli infermieri, Sì. non dimentichiamoci che Sì. erano reclusi insieme per chi Esatto. lo vuole, scusate, apro e chiudo parentesi, però è un documento fra i tanti, poi ci sono sul mio sito lucagiribone.com, quindi è semplice, se andate nella sezione Selene ci sono un po' di spunti, fra i quali il libro bianco sui manicomi genovesi, che è una sorta di raccolta di testimonianze di operatori del settore, una sorta di raccolta di riunioni, di scambi che trattavano proprio dei temi più caldi, più drammatici degli anni Sì. 70, e lì si impara tantissimo. Oltre poi alcuni podcast che ho ascoltato veramente, ma chi vuole manda a trovare. Bene, invece Pamela e Michela, grazie. Io la chiamo narrativa sentimentale perché non mi piace, per esempio, narrativa rosa, ma rosa di che? Noi abbiamo avuto in trasmissione, in diretta, una sera, un autore sensibilissimo, quindi un autore, non un'autrice.
che ci ha veramente stupite, stupiti con queste sue storie bellissime e con le sue conoscenze del mondo femminile. Tu dici, no, vabbè, è un maschio, ma figurati se può avere conoscenze sul mondo femminile. Quindi, grazie, grazie Grazie a Michele voi. Corvina, Grazie a voi. per quello Se che fate. vorrete ritornare nella nuova edizione, fateci sapere, visto che avete dei nuovi libri, così vi prenoto già perché lo dico, le serate sono già molto complete, abbiamo già 36 Quando serate prenotate per il volete. prossimo anno. Quando volete, noi veniamo volentieri. Con Sì, grande gioia. quando volete voi, se avete un libro pronto, ci fate sapere e noi siamo qua. Però torniamo insieme a Luca, va bene? Cioè, torniamo ancora noi tre, così, eh? Come volete, nessun problema. Bene. Bene, allora vi disegno tutti e tre nuovamente, perfetto. Se Luca pure è d'accordo. No, sono Dai. felicissimo, ci mancherebbe. A posto, allora, aggiudicato. Prossimo anno ci siete di nuovo. Lo dico già perché queste puntate adesso tra poco finiranno, tra le altre quattro puntate. Poi avremo una puntata di ringraziamento finale per tutti quanti e poi riprenderemo settembre-ottobre, ma ancora non abbiamo deciso la data. Poi dopo ve la faremo sapere. Va No, bene. dovete solo pazientare un po', anche chi verrà Non dopo c'è dovrà solo problema. pazientare perché abbiamo già molte, molte serate, come detto, tutto qua. Questo Benissimo. è quanto. Io pure vi ringrazio da parte mia, ringrazio Grazie a tutti coloro che ci tutti. hanno seguito e che come detto all'inizio, che ci guarderà in replica. Di nuovo i saluti e auguro la buona serata nuovamente a tutti e soprattutto la buonanotte e grazie ancora a tutti. Buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.